La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, riprendiamo la lettura da dopo il dialogo di Maria Santissima con il sacerdote nel Tempio. Dopo il noto miracolo del ramo fiorito, il sommo sacerdote affida la Vergine allo sposo predestinato, a Giuseppe, trentenne, dicendogli: «Non è ricca, e tu lo sai, la sposa che Dio ti dona, ma ogni virtù è in lei, sine sempre più degno. Non vi è fiore in Israele vago e puro al pari di lei». Mentre Zaccaria va a chiamare la sposa, seguito da tutti gli altri, il sommo sacerdote, rimasto solo con Giuseppe, gli dice: «Maria ha da dirti un suo voto. Tu aiuta la sua timidezza, sii buono con la buona». «Metterò, risponde Giuseppe, la mia virilità al suo servizio, e nessun sacrificio mi peserà per lei, sine certo». Allora faccio una piccola pausa per spiegare soltanto una cosa. Dopo il noto miracolo del ramo fiorito, questa è una cosa che era stata tramandata già dalla tradizione della Chiesa con gli scritti di Maria Valtorta, si vede chiaramente. Dopo il dialogo di Maria con il sacerdote, acclarato che questa santa donna apparteneva alla virtù di Giuda, il sacerdote si sente un po' uno scrupolo di coscienza, dice: «A chi la diamo in sposa una donna così santa?» Sicuramente a uno della tribù di Giuda. Quindi convoca nel Tempio tutti i giovanotti in età nuziale appartenenti alla tribù di Giuda, e dice: «Chi se lo sceglie lo sposo di Maria?» Dice: «Lo facciamo scegliere al Signore». Dà un ramoscello a tutti quanti, secco. Dice: «Se il Signore vuole fare un segno, quello a cui fiorirà il ramoscello sarà lo sposo di Maria». E fiorisce il ramoscello di San Giuseppe. Negli scritti di Maria Valtorta si vede poi una cosa che fa capire un po' il cuore di Maria Santissima, che lei dentro casa teneva sempre un vasetto con un ramoscello fiorito in ricordo di questo gesto del Signore con cui si era degnato di indicare in maniera soprannaturale, quindi con un gesto, con un segno soprannaturale, chi era lo sposo. Qui il sommo sacerdote prepara San Giuseppe all'incontro con Maria e gli spiega che deve dirgli il suo voto. Ecco. E San Giuseppe si prepara a questa cosa con le parole: «Metterò la mia virilità al servizio al suo servizio, e nessun sacrificio mi peserà per lei». Presentato Giuseppe a Maria, riprendo la lettura, il pontefice insieme a Zaccaria e ad Anna di Fanuel si ritira e i due promessi sposi sono uno di fronte all'altra. Giuseppe le offre un ramoscello bianco da lui colto nel giardinetto di lei e le rivela tra l'altro di essere un nazireo, confronta numeri 6, ossia un uomo votato a Dio e che perciò non sperava di essere il prescelto. Aveva obbedito a presentarsi all'ordine del sacerdote di che tutti quanti i giovani dovevano presentarsi al Tempio, non per desiderio di nozze, ma solo per obbedire al sacerdote. Le dice Giuseppe a Maria che il suo cuore era fiorito fino ad allora solo per il Signore. Capite come queste parole, richiamo la catechesi che ho fatto mercoledì scorso su San Giuseppe e la sua verginità, tutte quante le leggende sui precedenti matrimoni di San Giuseppe sono non soltanto che invenzioni fantasiose, ma speriamo nella buona fede di chi l'ha scritta, perché sono oggettivamente blasfeme. Un nazireo, sapete che i nazirei in Israele, allora il nazireo in Israele era, diciamo così, una cosa simile a come erano, tra virgolette, le vergini consacrate nel Tempio. Cioè in Israele non esisteva, come per noi, la possibilità di offrire a Dio perpetuamente la verginità. Le ragazze potevano andare nel Tempio dai 3 ai 12-13 anni e poi dovevano uscire per andare in sposa. Gli uomini potevano fare l'offerta del nazireato. Il nazireato vuol dire che tu per un anno ti impegni a vivere in castità perfetta davanti al Signore e a non sposarti durante quell'anno. Quindi era una cosa sempre comunque temporanea, perché nell'Antico Testamento c'era come legge il fatto che tu dovevi sposare perché dovevi dare dei figli nuovi a Dio attraverso il suo popolo. Questa era l'unica volontà di Dio conosciuta nel tempo dell'Antica Alleanza. San Giuseppe già aveva cominciato a andare un pochino oltre, perché
Lui sì, sapeva che questa era una cosa temporanea, ma diceva, sarà temporanea, intanto la rinnoviamo più che si può rinnovare, poi Dio provvede. Questo era il discorso che si era fatto, insomma, nel cuore. Oh, chiaramente a queste parole di San Giuseppe, quando le dice il suo cuore era fiorito solo per il Signore, il volto di Maria si fa tutto luminoso ed ella si fa coraggio. E gli dice, io pure sono tutta di Dio, Giuseppe, non so se il sommo sacerdote te lo ha detto. Mi ha detto solo, risponde Giuseppe, che tu sei buona e pura e che hai da dirmi un tuo voto di essere buono con te. Parla, Maria, il tuo Giuseppe vuole farti felice in ogni tuo desiderio. Io non ti amo con la carne, io ti amo con lo spirito mio. Santa fanciulla che Dio mi dona. Vedi in me un padre e un fratello, oltre che uno sposo. E come un padre confidati, e come un fratello affidati. Fin dall'infanzia, risponde Maria, mi sono consacrata al Signore. So che questo non si fa in Israele. Ma io sentivo una voce chiedermi la mia verginità in sacrificio d'amore per l'avvento del Messia. Da tanto l'attende Israele. Non è troppo rinunciare alla gioia di essere madre. Giuseppe la guarda fissamente come volesse leggerle nel cuore e poi prende le due manine che hanno ancora fra le dita il ramoscello fiorito e dice: ed io unirò il mio sacrificio al tuo e ameremo tanto con la nostra castità l'Eterno che egli darà più presto alla terra il Salvatore, permettendoci di vedere la sua luce splendere nel mondo. Vieni Maria, andiamo alla sua casa e giuriamo di amarci come gli angeli fra loro. Dico, insomma, quando io penso che queste robe qui dovrebbero essere lette in giro in tutte quante le chiese del mondo, insomma, adesso sta finendo l'anno di San Giuseppe. Quando si leggono queste cose, anche gli increduli dice, se l'ha inventato Maria Valtò, è un romanzo, un bellissimo romanzo comunque sia, insomma, perché ma non è un romanzo. Io sono sicurissimo, insomma, che quando matureranno i tempi, dato che contro questa roba il diavolo ha scatenato una guerra devastante come contro tutte le altre cose che vengono da Dio, avrà il suo diritto di cittadinanza, perché queste cose non possono non essere conosciute dal cuore dei fedeli, di coloro che amano. Sono degli squarci che il Signore ci rivela, che certamente non aggiungono, capiamo oggettivamente, niente a quello che già sappiamo. Cioè, il matrimonio di Maria fu un matrimonio casto, questo lo sappiamo già, insomma, no? Però non conosciamo le circostanze. Le circostanze di per sé sono un particolare, d'accordo, che non aggiunge nulla, così capiamo anche le rivelazioni private, no? Al fatto che già sappiamo. Tanto casti erano prima e casto sono dopo. Cioè, però certamente vedere, cioè sentire questi dialoghi, quindi vedere le modalità con cui questo è stato fatto, è oltremodo edificante, non soltanto perché, per esempio, la figura di San Giuseppe, dicono nel Vangelo, non dice manco una parola, quindi noi, cioè, San Giuseppe è tutto quanto lasciato all'immaginazione, perché non dice manco una parola, manco una, cioè almeno la Madonna parla poco, qualcosa la dice. San Giuseppe zero assoluto, quindi è tutta immaginazione, diciamo così, no? Quindi tutta quanta contemplazione, tutta quanta, come dire, tutte quante idee frutto della preghiera, della vita interiore di chi ha capito la grandezza di quest'uomo, ha avuto una devozione verso di lui, ha cercato di penetrarne un po' il mistero assolutamente velato dalla Sacra Scrittura. Fa alcune cose San Giuseppe nella Bibbia, ma non dice manco una parola. Qui sentirgli dire queste cose è veramente oltremodo edificante, no? Quindi capire anche come si è costituito il nucleo della Sacra Famiglia, per esempio Maria, no? Questo non si fa in Israele, ma io sento una voce. Che significa questo qui? Significa che non si fa in Israele, e in Israele che vogliamo fare? In Israele era il popolo dell'antica alleanza, c'era la legge, c'era tutti quanti gli episodi della vita di Gesù, di Giuseppe e di Maria, che avvengono i conflitti di coscienza con la legge. La legge dice questo, io devo andare a sposa, ma io da quando sono nata che il Signore mi dice che mi devo consacrare, che devo fare, cioè io non sapevo come, non sapevo dove, ma io questa cosa qui l'ho fatta. Dico, poi ci penserai tu,
Di fatto, voi capite, no? Se uno lo vede sotto un certo punto di vista, pensate, alla Madonna si poteva dire che era disobbediente? Ma come? La legge di Israele dice che tutte quante le donne devono andare spose, e tu che ti sei messa in testa adesso? Sto facendo un pochino, capite, l'avvocato del diavolo, no? San Giuseppe, lo stesso, insomma, no? Dice San Giuseppe che era giusto e non voleva ripudiarlo, decise, e non voleva ripudiarla, decise di rimandarla in segreto. Allora, l'ho già detto altre volte, quell'e non è un e, siccome era giusto non lo voleva ripudiare, perché il non ripudiarla era trasgredire la legge di Mosè, perché la legge di Mosè obbligava, se tu vedi che una donna ha commesso adulterio la devi denunciare, quella deve essere lapidata. Capite, cioè, le questioni che si pongono, no? Chi c'era l'ora santa dell'altro giorno, le parole di San Paolo sull'agire secondo coscienza, eccetera, eccetera, no? Quindi questi hanno conflitti di coscienza enormi e che hanno risolto soffrendo, perché per la Madonna è stata una sofferenza questa qui, cioè noi abbiamo visto tutta quanta la dinamica, no? Il sacerdote la chiama e lei si trova e dice: posso disobbedire un sacerdote? No, non posso disobbedire un sacerdote che è rappresentante di Dio, mi sento questo nel cuore. E lei le parla francamente, il sacerdote dice: adesso vedremo chi è, tu gli dirai il tuo voto. Quindi, ma per la Madonna è stata una sofferenza enorme tutto questo, cioè anche prospettarsi, perché lei non lo sapeva come sarebbe andata a finire, cioè, mo che facciamo, che non facciamo, destra e sinistra, no? Sant'Agnese, abbiamo celebrato da poco, Sant'Agnese ha vissuto una cosa simile col suo promesso sposo Valeriano, che avevamo pagato la notte dei nozze, ha detto: adesso stiamo insieme con lei, cioè, tu non mi devi toccare, cioè, tu sei scema. Guarda, tanto che non mi tocchi che c'è l'angelo del Signore con la spada in mano. Quindi sono le sofferenze patite per amore del Signore, da cui si esce contando sull'aiuto di Dio, però anche, capite, contando sull'aiuto di Dio, però anche avendo molto fermo la volontà di obbedire a quello che Dio dice. Dice: dove, io non so come farò, non so che cosa mi inventerò, non so come potrò fare. Vediamo, ma questo si farà. Quindi, cioè, capite l'edificazione esistenziale che si riceve da queste cose, no? Queste sono cose che chiaramente nel Vangelo non ci stanno scritte in questi termini così espliciti, perché le rivelazioni private, come tutte le rivelazioni private, bisogna sempre tenerle sotto un duplice binario. Da un lato, da un punto di vista oggettivo e sostanziale, non aggiungono niente a ciò che sappiamo, d'accordo? Perché tutto quello che era strettamente necessario Dio ce l'ha fatto conoscere attraverso la rivelazione pubblica. Però no, il fatto che non aggiungano nulla non significa che le puoi mettere, perché altrimenti sarebbero inutili, ma il nostro Signore non fa cose inutili. Quindi se questa cosa l'ha data perché c'è qualche motivo, quindi perché tu, sapendo questa cosa, certo, San Giuseppe e Maria erano vergini prima, erano casti prima e sono casti dopo questa informazione, non capite? Però tu dici: guarda un po', guarda il conflitto che hanno vissuto, guarda la storia che hanno vissuto, guarda la sofferenza che hanno vissuto nel cercare un modo per concretizzarsi un disegno di Dio che passava attraverso vie, come dire, apparentemente umanamente impossibili da percorrersi. Quindi se ci troviamo in circostanze analoghe, capite che noi ricordiamo questo e mi regolo come si sono regolati Giuseppe e Maria. Io posso anche immaginarmela una cosa del genere, ma se la sento dal vivo, questa è una scena che me la tengo nel cuore e che poi mi aiuterà nelle scelte da prendere, no? Il giorno stesso dello sposalizio, riprendo la lettura, Anna di Fanuel chiese a Maria: che ha detto Giuseppe del voto? Ricordate che Anna di Fanuel, personaggio menzionato nel Vangelo, la vedova di 84 anni che da quando era stata vedova era sempre rimasta nel tempo servendo Dio con digiuno e preghiera, sto Vangelo di Luca. Maria Valtorta si dice che era la maestra del Tempio di Maria, aveva come incarico, stava lì perché era una delle sante donne che stava a presiedere alla vita comunitaria di queste ragazzine che stavano nel Tempio fino all'età in cui diventavano capaci di matrimonio. E quindi chiede a Maria: che ha detto Giuseppe del voto? Ancora non mi hai detto nulla. Nulla ho posto, le risponde Maria, anzi, saputene le ragioni, ha detto: io unirò il mio sacrificio al tuo.
È un giovane santo, dice Anna di Fanuella. Mentre tutto è pronto per lo sposalizio, Giuseppe, appartandosi un po' con Maria, le dice: ho pensato in questo tempo al tuo voto. Io ti ho detto che lo condivido, ma più vi penso e più comprendo che non basta il nazireato temporaneo, ricordate quello che vi ho detto prima, sebbene rinnovato più volte. Ti ho compresa, Maria. Non ancora merito la parola della luce, con la L maiuscola, ma un murmure me ne viene, e questo mi fa leggere il tuo segreto, almeno nelle linee più forti. Io sono un povero ignorante, Maria, sono un povero operaio, non so di lettere e non ho tesori, ma ai piedi tuoi metto il mio tesoro in perpetuo, la mia castità assoluta per essere degno di starti accanto, Vergine di Dio, sorella mia sposa, chiuso giardino, fonte sigillata, qui cita il Cantico dei Cantici 4:12, come dice l'Avo nostro, pensate San Giuseppe, che forse scrisse il Cantico vedendo te. Esattamente il motivo per cui l'ha scritto, perché il Cantico dei Cantici narra la storia di amore tra Dio e la Madonna. Poi dentro c'è la Chiesa, ci siamo noi, ma io sarò il guardiano di questo giardino d'aromi in cui sono le più preziose frutta e da cui sgorga una polla d'acqua viva con impeto soave. La tua dolcezza, o sposa, che col tuo candore mi hai conquisto lo spirito tutta bella. Vieni, mia amata, e la prendi delicatamente per mano, guidandola verso la porta. Quindi abbiamo altra informazione. Prima del matrimonio, San Giuseppe prende la Madonna e gli dice: io non rifaccio il voto ogni anno perpetuo. Faccio questa scelta, castità assoluta, e ti starò a fianco come un fratello, come un padre e come un amico, oltre che come uno sposo. Attenzione che San Giuseppe è stato anche uno sposo vero. Questo gesto, no? La prende delicatamente per mano, guidandola verso la porta. Qui possiamo un pochino far funzionare la nostra fantasia, i gesti di affetto che si sono fatti di casto amore Giuseppe e la Madonna. Guardate che la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, per esempio, si vede quando è morto San Giuseppe, ha sofferto enormemente. Non è che è stata una cosa di vabbè, morto San Giuseppe, pazienza. No, no, cioè ha sentito il vuoto, ovviamente da un punto di vista umano, sempre fusa con la volontà di Dio, della mancanza di costui, di colui che l'aveva immensamente amata e che l'aveva fatto sentire anche umanamente, come dire, la presenza, il sostegno, la vicinanza. Pensiamo a tutte quante le vicende, no? La fuga in Egitto, tutte le vicissitudini della Sacra Famiglia. San Giuseppe li ha mantenuti col loro lavoro e tante altre cose, no? Prosegue qui la citazione, con ovviamente citazioni virgolettate di alcuni passaggi degli scritti. Giuseppe fu posto da Dio come sigillo sul sigillo, virgolettato, come arcangelo di fuoco sulla soglia del paradiso. Qui richiama la spada di fuoco messa davanti all'albero della vita dopo il peccato originale, no? Come magnifico lettore del libro sigillato. E qui c'è una nota che bisogna andarla a leggere, sicuramente lunghissima, dove c'è un altro episodio e dove Maria parla, e qui bisogna stare attenzioni che episodio pericoloso, nel senso che può toccare alcune corde emotive. In questa nota, che è tratta dai quaderni del 44, dice Maria, premessa che è piena di fragranza liliare, la seguente pagina, nella quale la Madonna rivela alla veggente le vicende del suo virginale sposalizio con San Giuseppe. Anche qui, se la Madonna ci dicesse queste cose, possiamo solo immaginare. Se andate nell'abside di questa chiesa, purtroppo l'abside di questa chiesa ha fatto proprio la leggenda dei Vangeli sinottici. Se vedete lo sposalizio di San Giuseppe, che è il secondo dipinto in alto a destra, in fondo sulla parte sinistra, San Giuseppe sembra un vecchio di 80 anni. Perché questa cosa è andata in auge, non poco, insomma, anche
nell'immaginario collettivo. Ovviamente chi l'ha messa in giro aveva la buona intenzione di salvare, cioè, ti pare che un uomo riesce a essere casta a 30 anni? No, se ha 80 anni, capito, quindi la Madonna sicuramente è rimasta vergine, capito, inviolata, eccetera, no? Dice Maria, era anelito dello spirito mio restare vergine nel Tempio per tutta la vita. Qui confessa, la vocazione, la Madonna, se avesse voluto fare quello che poteva, lei era una suora di clausura. Questo ce lo dice, quindi, se avesse potuto seguire liberamente il suo cuore in un desiderio meraviglioso, tra l'altro, era suora di clausura. E anche questo ci insegna tanto, è soltanto un rigo, dice. Ma se Dio non vuole, la suora di clausura non si fa. Ma è la vocazione più alta che una donna possa avere, lo sappiamo, ma bisogna vedere se è la tua vocazione, è quello che Dio vuole da te. Per tutta la vita a lodare il Signore e a pregare perché l'Emanuele venisse concesso a coloro che da secoli attendevano la sua venuta di grazia. Perciò, quando il sommo sacerdote mi significò il suo volere di dare a me sistemazione maritale, il mio interno conobbe il suo primo turbamento. Quindi la Madonna è stata male per questa cosa, cioè è stata turbata, ha sofferto interiormente, gli è crollato il mondo addosso. Ecco. Il secondo fu quello dell'annunzio angelico, ha preso un colpo, questo se lo dice anche il Vangelo, ma lì è un turbamento diverso, perché lo spiega anche nei scritti di Maria Valtorta, perché la Madonna era umilissima. Il turbamento spiegato da Maria per l'annuncio angelico non è, anche qui, anche i santi padri della Chiesa, uno dice che, perché è rimasta turbata? Perché era castissima, era vereconda, quindi la presenza di questo spirito che non si capiva bene, come dire, ledeva un pochino la sua assoluta illibatezza. Bel pensiero questo qui, è un pensiero devoto, è un pensiero giustamente che la Madonna gradisce, no? Ma non era proprio esattamente così. E neanche, cioè, ma quando ha sentito piena di grazia il Signore è con te, la Madonna non era stupida, lei ha capito subito, piena di grazia il Signore è con te, che significa? Significa che piena di grazia il Signore è con te, significa che io non c'ho il peccato originale, io. La Madonna non pensava di essere una grande peccatrice, ma non pensava certamente di essere, lei non sapeva di essere la prescelta, né immaginava, come tutte quante le persone sante non sanno di esserlo. Cioè, quando un santo dice io sono il più grande peccatore della terra, noi lo leggiamo e pensiamo, ma questo, ma questo che dice questo qua? Sta a fare la sceneggiata, sta a fare, no? Ma i santi non possono fare le sceneggiate perché non possono mentire. Cioè, quando quello lo dice, è perché quello ne è convinto profondamente, cioè perché il Signore gliela occulta la sua santità, non gliela fa vedere perché per preservare le sue virtù, quello vede soltanto magari le miserie, anche piccole, ma le imperfezioni che commette, per la forza della sua, gli appaiono grandi, e allora dice sono il più grande peccatore della terra. E non è che mente, lo dice sul serio, lo dice, convinto. Ora, la Madonna non pensava di essere la più grande peccatrice della terra perché l'umiltà va d'accordo con la verità, ma certamente non pensava di essere la piena di grazia, il Signore è con te, questo no. Ecco. Allora, tornando al primo smarrimento, dice, ebbi un attimo di smarrimento, di accasciamento, gli è crollato il mondo addosso, perché mi pareva che il Signore rifiutasse la mia offerta di vergine non trovandola degna della sua perfezione. Dice, il Signore non mi vuole, non mi dice sposarmi. Capite la sua testa lucidissima, no? E questo me l'ha messo davanti il nostro Signore, perché non si muove voglia che Dio non può. Questo è il sacerdote, mi dice che va così, è il rappresentante dell'Altissimo, io che devo fare? Allora il nostro Signore non mi vuole, non ha gradito il mio voto, ma è una vita che ci penso, ma questo è quello che sente il mio cuore. Cioè, capiamo proprio il conflitto, cioè è una tragedia, cioè che la realtà sembra contraddire quello che lei ha sempre sentito nel cuore, e l'ha sentito nel cuore come voce chiara dell'Altissimo. È terribile questa cosa. Allora sentite, esaminai me stessa per trovare in che cosa avessi spiaciuto al mio Signore, dice.
se non mi vuole, ho fatto qualcosa che non va. Perché naturalmente non ebbi neppure l'arma di pensiero che la giustizia divina avesse potuto essere ingiusta. Quindi, se Dio non mi vuole, c'ha ragione. Quindi, ho fatto qualche cosa per non meritarmi questa cosa. Andiamo a vedere cosa. Ma nell'umile esame di me stessa trovai la risposta e la pace. Perché? Vedete anche cosa si deve fare durante le situazioni come queste, no? Regola numero uno quando accadono queste cose è prendere tempo, aspettare, mettersi a pregare, dice, oh, che facciamo adesso? E fino a quando non si fa la luce, adesso sentiremo che luce si fa la Madonna, non si deve fare niente. Aspettare. Lo Spirito mi disse, quindi come gliel'ha detto? Gliel'ha detto nel cuore, cioè come parla con noi, o c'è stata una manifestazione straordinaria? Personalmente preferisco pensare, anche se in modo tale che se sentiamo un po' più vicino alla vicenda della Madonna e anche con qualche, diciamo così, orizzonte di fede in cui l'ha dovuto vivere, che lo Spirito gli abbia parlato né più né meno di come parlerebbe ad ognuno di noi, cioè gli ha fatto percepire nel cuore, quindi perché sia una locuzione interiore in senso soprannaturale, c'è nessun dubbio che ti parla lo Spirito, cioè la Santa Teresa dice che la locuzione interiore addirittura, la locuzione interiore, non la visione, cioè quando vedi la Madonna può darsi che sia il diavolo, quindi buttagli l'acqua santa intorno perché la vista inganna, ma la locuzione interiore in senso stretto, perché la locuzione interiore in senso stretto noi non sappiamo cosa sia, perché però la Madonna, Santa Teresa lo fa capire. Tu senti interiormente una voce esattamente così come senti la mia adesso, distinta dalla tua voce interiore che ti parla e che ti lascia una pace inconfondibile. Dicono i maestri di spirito che la locuzione interiore, fra tutti i fenomeni soprannaturali che sono tantissimi, è il più certo, è quello dove c'è quasi nulla la possibilità dell'inganno. Se ha avuto una locuzione interiore non ci sono problemi. Fuori dalla locuzione interiore lo Spirito Santo parla con noi attraverso come, cioè sembra che sia la nostra voce interiore, ma è la sua. E lo riconosciamo dagli effetti che produce, cioè dalla pace. Però, vedete, trovai nell'esame di me stessa, le dice, trovai la risposta e la pace. Quindi, cosa sarà stato? Lo Spirito mi disse, con la sua luminosa voce d'amore, che questo volere sacerdotale, rispondente al volere di Dio, quindi non è che non era volere di Dio, non era retrocessione agli occhi di Dio, ma avanzamento nei gradi dello Spirito, e che essendo volontà del Signore, il solo accoglierla con pronta obbedienza mi avrebbe valso benedizioni e meriti ed un più intenso legame col mio Santo Signore Dio. Attenzione, non gli ha detto ancora niente, eh? Non gli ha detto ti preoccupare che non succede niente, che poi ti darò lo sposo santo, che quello rispetterà, ha detto no. Vedete come gli, cioè questo per chi dice le stupidaggini, che Maria sapeva tutto, Maria non sapeva tutto manco per niente. Maria sapeva quello che il Signore gli faceva vivere, perché se avesse saputo tutto, cioè, ma se noi anche in questa vita sapessimo tutto, cioè della fede di Maria non si potrebbe parlare, perché se tu sei tutto la fede non serve. E se attenzione, ma se la fede non serve, i meriti dove sono? Dove sono i meriti? Quindi, per l'intanto gli dice, perché lei aveva paura, dice, il Signore non mi vuole, adesso mi fa retrocedere dallo stato di verginità allo stato matrimoniale, la sua giustizia è perfetta, avrò mancato in qualcosa, vediamo in cosa. Dice, no, non è mancato in niente, questo non è una retrocessione, questo è un avanzamento. Tu sappi che questa è volontà di Dio, affidati ad essa e ne avrai, e non ti preoccupare. Non gli dice ancora altro. Vedete che questi scritti, se uno si va a leggere con calma, ragazzi. Allora con l'idea obbedienza dissi a Dio attraverso il suo sacerdote: ecco mio Signore, a fare la tua volontà e non la mia. Vedete quando parliamo degli scritti di Luisa, no? Sei sicuro che vuoi fare la volontà di Dio?
E se Dio ti chiedesse la cosa che tu, nella testa tua, meno volessi fare, cioè tu dici, ma questo Dio non lo può volere da me una cosa di questo genere, quindi, ma se te lo chiedesse? Quindi interiormente ci deve essere, questo lo sa soltanto il Signore, non a chiacchiere, cioè che se Lui ti fa conoscere con certezza che una cosa è sua volontà, perché noi non possiamo essere attaccati nemmeno ai progetti più santi, nemmeno alle cause più sante, nemmeno alle virtù più sante. Cioè, io faccio il digiuno due volte alla settimana, benissimo, ma se domani il Signore dice non li voglio più, non voglio che fai più il digiuno, non c'è spiegazione, non li fai più. Ma il digiuno è una cosa santa, perché sto lavorando a Međugorje, ma se il Signore ti dice non lo voglio più, tu il digiuno lo smetti subito, punto e basta. Se dovesse, certamente adesso non, cioè, ci vuole che una manifestazione chiara, perché quando si tratta di cose impegnative magari il Signore non vuole più che bello così magna se beve, no? Ecco. Ecco mio Signore a fare la tua volontà e non la mia. Le parole del mio figlio, dice Maria, fiorirono molti anni avanti sulle labbra e sul cuore della mamma sua e nel cuore della mamma sua. Chiesi soltanto in cambio della mia obbedienza che Dio concedesse alla sua serva uno sposo tale da non essere per la mia verginità consacrata al Signore violenza che turba e scherno che irride. Ci obbedisco, dice, però se è possibile, ecco, lo chiede al Signore. E il Signore ancora non glielo dice, non è che dice tranquilla, te pare che ci ho già pensato, sta tranquilla, non glielo dice prima. Vedete anche i tempi che il Signore osserva, no? Non glielo dice prima, perché voleva l'offerta di questa sofferenza, così come a San Giuseppe, non glielo poteva di prima, che la Madonna era incinta proprio dello Spirito Santo, gliel'ha detto dopo, glielo poteva di prima, no? Cioè, prima che la Madonna diceva, mandava un angelo, guarda che tu adesso porti Maria da Elisabetta, guarda che quando la vai a prendere, la troverai in stato, te preoccupa, non c'è niente, perché prima di partire, è andata da Santa Elisabetta, perché è andata da Santa Elisabetta? Perché ha avuto questa cosa, è andato a portare nostro Signore alla cugina e a presantificare nel grembo, cioè poteva dirglielo prima, ma non lo ha fatto, perché il Signore voleva quella sofferenza di San Giuseppe e voleva che San Giuseppe agisse in quel grado eroico. Quindi vedete come sono stati ultra provati anche Giuseppe e Maria in tutto e per tutto, e se avessero saputo tutto, ma che te prova devi fare? Quindi chiesi al Signore uno sposo tale da non essere per la mia verginità sacrata al Signore violenza che turba e scherno che ride, ma compagno rispettoso e santo al quale il timore e l'amore di Dio fosse luce nel comprendere l'anima della sua donna. Non chiesi altro. Bellezza, gioventù, posizione sociale, censo, mi furono cose talmente trascurabili che non meritarono un fugace pensiero. Chiesi la santità del mio sposo futuro e di altro non mi occupai. Adesso stendiamo un velo pietoso sui giovanotti e le giovanotte, ecco, desiderosi di matrimonio, quindi cosa chiedono al Signore e cosa si aspettano dallo sposo. Quindi, eccolo, capito? Non mi importa niente della bellezza, gioventù, posizione sociale, censo, cioè quanti soldi ha, se è bello, se non è bello, se è altolocato, se non è altolocato, se è figo, se non è figo, d'accordo? Ecco. Mi importa che sia santo o santa. Stendiamo un velo pietoso. E quando vidi Giuseppe, se lo vede davanti, ma la Madonna, capite che occhio che ci aveva, ogni mia naturale ansia cadde come nuvola che si scioglie in un arcobaleno. Mi bastò, vedete quanto è importante fissarlo negli occhi, per leggere in essi che egli era un onesto, un fedele, un puro e un giusto. Se la immaginate questo momento, la Madonna si diventa da San Giuseppe e lo guarda fisso negli occhi un attimo, no? Che scena. La sua età del doppio più adulta della mia. Quindi Giuseppe aveva circa 30 anni. Come? Lei ce n'aveva 13-14, doppio della mia, 27-28. Era un giovanotto comunque, non era un vecchio di 80 anni, 27-28 anni, non un giovanotto, insomma, ha gli ormoni a 700.000, insomma, quindi cioè è proprio nel pieno della sua virilità, no? La sua età del doppio più brutta della mia, gli aveva lasciato lo sguardo limpido di un bambino.
perché il male aveva tumultuato intorno a lui, vivente nel mondo, ma non aveva potuto penetrare nel suo cuore saturo di amore di Dio. E questo si vede benissimo, per chi vuole approfondire, nella vita di San Giuseppe di Suor Cecilia Bai, che è un testo da leggere. Io l'ho letto con attenzione quest'anno, proprio nell'anno di San Giuseppe. Chissà se in futuro sarà il caso di farci qualche, perché veramente aspetta, si vede proprio la santità eroica di San Giuseppe, perché descrive tutta la sua vita, quando era andato a Gerusalemme, i lavori che faceva, lo stile di vita che aveva, la sua, veramente qualche cosa di edificante, no? Con quanta fiducia misi la mia mano nella sua, sentendo di aver trovato in lui un padre d'amore, uno sposo fedele e un compagno casto, che sarebbe stato come l'olivo e il fico che ombreggiano la piccola casa e la difendono dai venti e dall'ardore, dando ristoro e conforto di dolcezza e di nutrimento. Dolce sposo mio, che non mi hai mai delusa, che poiché realmente mi amava, credette in me anche contro le apparenze, che mi nascose il suo pianto per non turbarmi, che non ebbe per me che sorrisi e aiuti, che mi guidò come la sua prima figlia putativa, tenendomi per mano per farmi sentire che m'era vicino col suo amore, scansandomi gli inciampi, prevenendo i miei bisogni, paziente, silenzioso e casto, casto come solo un angelo può essere. Pensate se nell'anno di San Giuseppe si potesse leggere pubblicamente dappertutto una roba del genere, capito? Con tutto il rispetto per la lettera che ha fatto il Papa, cioè, ma qui ci sta veramente qualche cosa impressionante, no? Proprio dalla diretta interessata, la descrizione e l'elogio più grande di San Giuseppe, no? O sì, ne sia benedetto il Signore, io che l'Eterno aveva destinato ad essere regina degli angeli suoi, ho avuto sino dalla terra due angeli per sudditi, il mio angelo custode, la cui invisibile presenza sentivo aleggiare presso a me continuamente con lampi di luce e profumo celeste, quindi l'angelo proprio suo. Maria da Greta dice che ogni tanto ce ne andavano 10.000 da litri, però c'era il suo. Tu pensi che beato l'angelo custode della Madonna, sarà più fidato del paradiso, insomma, beato a lui, no? Ecco. Quindi c'aveva un angelo custode spirituale, poi c'era un angelo custode materiale. Ed il mio angelico consorte, la cui carne non offuscata da desiderio di sangue, viveva vicino alla mia, come quella di due gigli sbocciati in un'unica aiuola che si profumano a vicenda e fioriscono per il Signore. Esempio l'uno all'altro di salire più in alto verso Dio, di profumare più forte per carità di Dio e del compagno, ma non uniscono mai le loro bocche fiorite in un bacio che sporca di polline la seta angelica della loro veste di purezza. Santo e benedetto Giuseppe mio, di avermelo dato a consorte, non cessa il mio cuore di ringraziare il suo Signore, che alla sua serva ha provveduto da Padre Santo e che per la mia verginità tratta dal Tempio ha creato questa viva difesa, per cui l'alito del mondo si frangeva contro Giuseppe senza che strepito fetore di umana bruttura penetrasse dove l'Eterna Vergine continuava a lodare il Signore come fosse preposta al servizio dell'altare, oltre il Santo dei Santi, laddove splendeva la gloria dell'Eterno il Dio. Ecco, quindi il Signore, direi che ci fermiamo, ci regala prima di questo Santo Natale queste pagine meravigliose che certamente non casualmente cadono anche al termine, ripeto, dell'anno opportunamente consacrato a San Giuseppe, patrono e protettore della Chiesa, di cui fortemente abbiamo bisogno in questi tempi della sua protezione, del suo aiuto, di tutto quello che lui rappresenta. Ne abbiamo visto uno squarcio, uno spaccato veramente straordinario. E abbiamo visto anche, cosa molto più importante che oggi ci portiamo a casa, la vita spirituale di questi due grandi uomini. Che cos'è la vita spirituale? Quindi come si fanno le grandi scelte davanti al Signore, no? In base a quali parametri ci si regola, come si superano le situazioni di stallo o di forte crisi o di forte prova. Ecco, questo è il motivo per cui il nostro Signore queste cose le ha date. Ripeto, usciamo da qui
sapendo oggettivamente niente di nuovo, ma soggettivamente avendo tante cose importantissime su cui meditare, non solo per comprendere ancora di più la grandezza di Maria e di Giuseppe in particolare, perché oggi proprio emerge in maniera straordinaria, ma anche per avere in loro dei punti di riferimento fondamentali e dei modelli per la nostra vita cristiana e per le nostre scelte.